Anche a Nuoro questo pomeriggio si è svolta la manifestazione spontanea promossa dal Comitato L'Italia che resiste, costituita da 4 persone attive nel sociale contro le politiche attuate dal governo pentaleghista in materia di migrazione. Un'azione di resistenza, si legge nel documento, di fronte alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciar morire in mare chi scappa dalla guerra, dalla fame e dalla povertà. Nel mirino in particolare il decreto sicurezza voluto dal ministro degli Interni Matteo Salvini, approvato dall'esecutivo Conte e convertito in legge dal Parlamento. Una norma che l'Italia che resiste considera lesiva dei principi costituzionali e che contiene norme restrittive in materia di accoglienza. Tante le persone appartenenti a diverse associazioni e movimenti politici che, nonostante la pioggia, si sono dati appuntamento davanti alla sede del municipio di Nuoro. Un evento che ha unito quasi 300 comuni in tutta Italia. L'obiettivo era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo in Italia e in Europa negli ultimi mesi, con una recrudescenza di episodi di razzismo e xenofobia. La scelta del 2 febbraio non è stata casuale e cade a una settimana dalle celebrazioni del Giorno della Memoria. Non vogliamo essere come quelli che in tempo di guerra hanno fatto finta di non vedere quello che stava accadendo. Questa piazza autoconvocata vuole essere la scintilla di una nuova resistenza, si legge nel documento nazionale.